Eccoci qua, oggi tutti i pighi della Madonna, come si suol dire, cominciano a avere già i bottoni, si comincia a sentire un po' i bottoni. Bei pigoni, guardate già in riflesso si vedono i bottoni già, guardateli. Tutti bei pighi, grossi. Tutti... rigorosamente sto pescando con, sono partito con un 8,4 con amo da 24, adesso mi sono abbassato, cioè mi sono alzato a un 10,4 con un amo del 22. Non voglio rischiare, anche se ci metto, con l'8,4 li prendevo, però non volevo correre rischi. Bello, bellissimo pigo. Questo siamo sul chilo e mezzo, bello. E gli altri che ho in nassa sono più o meno uguali. Questo è il quarto. E va bene, andiamo avanti, continuiamo. Ed è arrivato anche lui, sempre con 10,4, amo del 22. Un bel barbozzo. Paio 2,5 kg più o meno siamo. Va bene, dai. Bello, bello. Facciamo la fotina e poi mettiamo a cuccia. Oggi peschiamo con lei. È lei l'artefice oggi. Intanto le facciamo girare. E adesso tocca a lei. Va bene, dai. Gran canna che si è comportata benissimo, sia con barbi e grossi pighi. Per fili sottili è micidiale. Ancora una gran canna. Va bene. Eccone qua un altro, un bel ciabattone, eccolo qua, bello largo, bel pigone, bello, bei riflessi. Spettacolo, sono pesci spettacolari, pesci spettacolari questi. Bello, bello, troppo bello da vedere. Sempre uno spettacolo. Poi un divertimento prenderli oggi. Oggi con un 0,10,4, un amo del 22, con un Amorphous Super Light. Mi sto divertendo da maledetti. Proprio gran divertimento. Con una canna light così e finali sottili. Lo senti proprio in tutta la sua... Te lo godi tutto, proprio bello, bello. Va bene, mettiamo la cuccia anche lui e andiamo avanti.